24 nuovi casi di Covid-19 in un solo giorno, tra questi anche una bambina di soli 2 anni. Salgono così a 78 i contagiati da coronavirus sull'intero territorio aretino. I dati comunicati dalla ASL sono fermi alla serata di lunedì e interessano tutte le vallate, compresa la città. Positive dunque 3 persone ad Arezzo, una in Casentino, 2 in Valdichiana, 7 in Valtiberina e 11 in Valdarno, dove risiede anche la piccola contagiata. Si tratta del primo bimbo risultato positivo al tampone. Attualmente si trova sotto stretta osservazione domiciliare da parte dei sanitari. Quella di lunedì è stata la giornata con il maggior numero di contagi, ben 24, che porta così il numero totale a 78 pazienti che hanno contratto il coronavirus su tutta la provincia aretina. La situazione aretina, confronta gli altri dati della regione Toscana, è ancora, direi, forse anzi la situazione migliore che noi possiamo avere. Abbiamo 7 pazienti ricoverati in rianimazione, 20 pazienti di cui alcuni con sistemi di ventilazione non invasiva, appunto il famoso casco da CPAP che ormai hanno imparato tutti a conoscere, in malattie infettive. Quindi abbiamo un ottimo sistema di collegamento tra le rianimazioni, malattie infettive, pronto soccorso e pneumologia, che ci rende in grado di poter far fronte in maniera immediata a quelle che sono le eventuali richieste di soccorso da parte appunto del cittadino malato. Quello che abbiamo messo su sono appunto sostanzialmente 30 posti letto immediatamente disponibili per pazienti Covid di rianimazione, i 70 posti letto nell'area infettivologica, pneumologica, con un lavoro condiviso di queste 3 specialità su questa tipologia di paziente, una comunicazione continua, per cui direi che sono soddisfatto da un punto di vista organizzativo, impaurito perché non so cosa ci sta aspettando.